Si sono concluse stamattina all'alba le trattative del Consiglio europeo di Bruxelles, iniziato venerdì scorso e proseguito senza sosta per 4 giorni. Al termine del summit più lungo della storia europea, i leader hanno raggiunto l'accordo sul Recovery Fund e il nuovo bilancio per gli anni dal 2021 al 2027. Nel complesso, il piano di rilancio ammonterà a 750 miliardi, di cui 390 saranno erogati sotto forma di sussidi e 360 di prestiti. Ottimo esito anche per l'Italia, a cui sono stati assegnati 209 miliardi, di cui 81 di sussidi e 127 di prestiti. 36 miliardi in più rispetto a quelli previsti nella proposta iniziale. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi in vigore il decreto rilancio. Approvato con fiducia al governo in entrambe le Camere, ha subito modifiche solo durante la prima lettura, a Montecitorio. Tra gli emendamenti approvati se ne segnalano 2 identici, che concedono al gestore del Fondo Patrimonio PMI la possibilità di avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico, che solo per le cooperative potranno assolvere le funzioni attribuite a Invitalia. Approvati anche un emendamento sulla rivalutazione dei beni delle cooperative agricole e l'estensione dell'ecobonus al 110% anche alla seconda casa. In vigore dal 17 luglio scorso, il decreto semplificazione e innovazione digitale è stato trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione Lavori Pubblici. Dovrà essere convertito in legge entro la metà di settembre, costringendo così le aule parlamentari a lavorare anche durante la consueta pausa estiva. All'articolo 40 prevede la semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi. Firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il nuovo DPCM che detta disposizioni per fronteggiare il rischio epidemiologico da Covid-19. È in vigore dal 14 al 31 luglio, attuale termine dello stato di emergenza deliberato lo scorso 31 gennaio, ma che potrebbe essere prorogato di ulteriori 3 o 6 mesi. Non cambierà sostanzialmente nulla rispetto al decreto dell'11 giugno. Sono state prorogate tutte le misure, sia per quanto riguarda le attività produttive, per le quali resta la raccomandazione ad adottare forme di lavoro agile e a incentivare l'utilizzo di ferie e congedi retribuiti, sia per i cittadini. Resta dunque l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Aggiornate anche le linee guida emanate in materia di attività produttive, integrate con alcuni settori mancanti, e di trasporto pubblico locale. Le regioni possono ora emanare proprie ordinanze sulla base dell'andamento della curva epidemiologica locale. Al momento lo hanno fatto la Lombardia, eliminando le mascherine all'aperto, e la Campania, che ha mantenuto il divieto di vendita e consumo di alcolici dalle 22 alle 6 del mattino.